Uomini e donne, Ida dice addio all'over, silenzio social sull'amore con vicinanza. Mancano pochi giorni alla messa in onda di una delle puntate più attese di Uomini e Donne 2022-2023. Da due settimane, infatti, i fan sanno che Ida e Alessandro hanno lasciato insieme il cast, ma questo momento non è ancora stato trasmesso su Canale 5. Nel rispetto delle regole del programma al quale ha partecipato per tanti anni. Dunque, Platano non può ancora condividere foto e video del suo amore con vicinanza, per questo la dama si mostra su Instagram al lavoro in compagnia del figlio. Nell'attesa del via libera della redazione. La puntata di Uomini e Donne in cui ben tre protagonisti lasceranno il cast, sarà trasmessa in TV a partire da mercoledì 23 novembre. A distanza di quasi 20 giorni da quando è accaduto, la registrazione in questione c'è stata il giorno 4 del mese in corso. I telespettatori potranno finalmente assistere al fidanzamento tra Ida e Alessandro. E all'addio al trono di Federica Aversano. In queste due settimane abbondanti, però, nessuno dei personaggi appena citati ha potuto esporsi sui social network su quello che è successo all'interno degli studi Helios. Per regolamento, infatti, chi partecipa al dating show non può dare anticipazioni sul contenuto delle puntate finché queste non vanno in onda su Canale 5. Per questa ragione, dunque, in questo periodo Platano e Vicinanza stanno usando Instagram solo per aggiornare fan e curiosi sul loro lavoro oppure sui rapporti familiari ed amicizia che stanno coltivando lontano dai riflettori. Da quando ha lasciato il cast di Uomini e Donne, dunque, Ida sta pubblicando solamente contenuti social riferiti al suo lavoro da parrucchiera, anche nei giorni in cui ci sono nuove registrazioni del dating show. L'ormai ex dama del trono over si mostra intenta a tagliare o a tingere i capelli delle sue tante clienti e non in viaggio per Roma come accadeva nel recente passato. Da mercoledì prossimo, però, la bresciana sarà libera di postare quello che vuole sul proprio profilo. A partire dalle prime dediche al neo fidanzato Alessandro. Al termine della messa in onda dell'appuntamento in cui sceglierà di unirsi in coppia con vicinanza. Platano potrà condividere con i follower foto e video della sua storia d'amore. La prima che vive dopo un lunghissimo periodo di sofferenza a causa di Riccardo Guarnieri. Anche se non può ancora pubblicare nulla sul suo privato, Ida lascia intendere di stare molto bene quando si rivolge ai fan e dice di essere felicissima e di avere il sole dentro. Il merito di questa serenità ritrovata è sicuramente di Alessandro, l'unico ad essere riuscito nell'impresa quasi impossibile di far dimenticare Riccardo a Platano. Nelle puntate di Uomini e Donne che stanno andando in onda in questa metà di novembre. Il pubblico sta assistendo ai soliti battibecchi tra quelli che un tempo venivano ribattezzati gli Dardi, anche se si sono lasciati da anni. La dama e il cavaliere continuano a litigare su vecchie questioni, e questo inizia a non andare più bene a vicinanza. La coppia che si è formata nel trono over, però, è al centro di molte perplessità, sono in tanti a pensare che questo amore non durerà e che presto i due torneranno in studio per annunciare la rottura. Al momento, però, Ida sembra felice e convinta della decisione che ha preso lo scorso 4 novembre. Ovvero quella di fidanzarsi con il ragazzo che è andato contro tutto e tutti pur di riconquistarla. Resistendo anche all'ennesimo tentativo di riavvicinamento di Riccardo.